Quarta giornata di SIGEP, si apre con una bellissima giornata di sole, una super affluenza in questa manifestazione. Siamo qui come Bar Giornale, Dolce Giornale, con alcuni dei grandi protagonisti di questa manifestazione fieristica. Ho qui con me Federico Masella, che è il responsabile marketing Italia per Menù. Intanto ben arrivato. Grazie per l'accoglienza e buongiorno a tutti. Che novità portate in fiera oggi? Chiaramente, in questi giorni. Certo, ma chiaramente per un'azienda come la nostra ci rivolgiamo qua al SIGEP, in particolar modo nel mondo della panificazione, e quindi parliamo di tutti quei prodotti che possono andare a impreziosire tutte le preparazioni di panificati e di pizza. Primo fra tutti il nostro progetto di Frulloro, che è il primo e unico frullato di pomodoro fresco pensato e ideato proprio per il mondo della pizza. Ah, perfetto, questo quindi il prodotto di punta. Ecco, quali sono stati al quarto giorno i riscontri all'interno? Ma il riscontro è estremamente positivo, è un progetto che abbiamo chiaramente avviato nella campagna del pomodoro appena trascorsa, quindi parliamo del mese di agosto del 2023. Quindi i primi test di mercato li abbiamo avuti già a partire dalla fine del 2023. Diciamo che oggi abbiamo, in questi giorni a SIGEP, consacrato un po' quella che è la valenza del prodotto, perché in effetti i pizzaioli, gli operatori del settore della panificazione, stanno trovando il prodotto estremamente versatile e soprattutto veramente ideale per la sua resa e per le sue componenti per le loro preparazioni gourmet, ecco. Allora, mi interesserebbe avere una sua visione sul mercato del fuoricasa in generale. Qual è, come lo vede attualmente, una sua fotografia, diciamo così? Ma fortunatamente per noi operatori del settore alimentare che si rivolgono al food service, parliamo sempre comunque di un canale in crescita rispetto ad altri canali magari del settore alimentare. Chiaramente è un settore in estrema evoluzione. Il 2023 si è chiuso in maniera molto positiva, per il 2024 ci aspettiamo un anno positivo, ma non mancano chiaramente le difficoltà, prima fra tutti insomma l'inflazione, che difficilmente scenderà ai livelli precedenti, e quindi molto riguarderà il livello di consumi che avremo soprattutto nella stagione estiva. Allora, quali possono essere le contromisure, quanto meglio le strategie che mettete in campo per affrontare il mercato? Ma da parte nostra chiaramente c'è sempre la proposizione di prodotti nuovi, e nel pensiero di realizzare prodotti nuovi c'è anche una componente di servizio molto molto elevata, quindi stiamo cercando con le nostre soluzioni e anche i nostri progetti di aiutare gli operatori del settore a ottimizzare le operazioni in cucina e quindi comunque avere dei saving proprio a livello di preparazione, senza nulla togliere alla qualità, perché chiaramente i nostri prodotti permettono di realizzare piatti veloci ma con una qualità veramente molto elevata. Benissimo, noi ringraziamo Federico Masella, responsabile marketing Italia di Menù, con cui abbiamo aperto questa quarta giornata di SIGEP. Grazie ancora per la sua disponibilità. Grazie a voi, buona giornata.